Salario minimo sì o no? Sentiamo che cosa ne pensano i rodigini di una delle proposte che viene da parte del governo. Ogni persona, come dice la Costituzione, ha il diritto di lavorare, essere equamente retribuita, poter mantenere la famiglia e condurre una vita dignitosa. Ci sono troppe persone in Italia che lavorano ma continuano ad essere povere. Io ritengo che questo pauperismo non sia degno di un paese civile che nell'Unione Europea, appunto, ogni Stato debba garantire ai propri cittadini che lavorano una condizione dignitosa di vita. Ma non credo sia la soluzione migliore. La soluzione migliore credo sia quella di alleggerire, come sta facendo attualmente il governo, il peso sugli stipendi, come l'abbattimento o comunque l'alleggerimento del cuneo fiscale, di togliere la tassazione in tutto in parte sulle tredicesime. Insomma, ci sono tanti altri modi, e in più questo toglie, visto che sono impegnato nel sindacato da sempre, la possibilità ai sindacati di fare la vera e propria contrattazione sindacale e aziendale, per cui non credo sia la soluzione migliore. Ciao, direi di sì, insomma, per dare dignità un po' a tutti i lavoratori penso dovrebbe essere una buona cosa, insomma. Io penso di sì, perché ogni cittadino dovrebbe avere il diritto di sopravvivere, quindi o avere un lavoro che gli permette uno stipendio sufficiente, oppure un aiuto che però non sia l'aiuto che è stato fatto fino adesso, vale a dire il famoso reddito di cittadinanza, che non è finito quasi sempre nelle tasche sbagliate. Sì, quindi penso sia un'iniziativa importante.